Piazza Mario Frasca, la piazza intitolata al caporal maggiore capo Mario Frasca caduto in Afghanistan il 23 settembre del 2011, la piazza è stata intitolata il 23 settembre 2013 in occasione del secondo anniversario. Rosa Barone, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, attualmente presente alla Regione Puglia, si mobilita nel nostro territorio affinché le cose vadano per il meglio e non per il peggio. Bello Rosa, sì, buongiorno, certo, e benvenuta. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza all'associazione Onlus, in quanto riteniamo sia fondamentale che questo parco rimanga tale, in quanto Ortanuova purtroppo è già carente di spazi verdi, spazi urbani, soprattutto per magari i bambini. Abbiamo saputo di genitori che devono portare i propri figli addirittura a Ordona. Quindi chiediamo che questo parco non venga utilizzato per nuove edilizie, per nuove costruzioni, ma rimanga così com'è, anzi venga magari favorita e adibita con giostrine per i bambini e per i più piccoli, proprio perché Ortanuova ha una mancanza in questo senso di spazi verdi. Quindi riteniamo che non ci serva nuove costruzioni o nuovi palazzi, ma che sia lasciato questo spazio verde così come era in una certa maniera predisposto. Si prevede edilizia residenziale pubblica, 16 alloggi, è stata fatta già una variante dal centro per anziani, un invito all'attuale sindaco, dottor Geraldo Tarantino, e all'amministrazione comunale. Sì. In qualità di consigliere, Rosa. Chiaro, è soltanto un invito perché non possiamo avere noi certo influenza sul comune e ci mancherebbe altro, però invitiamo a fare una variante in tal senso, in maniera da lasciare questo spazio come uno spazio verde per la popolazione di Ortanuova, che ha poco, appunto, ribadiamo, spazio verde, soprattutto per i più piccoli. Chiediamo quindi che ci sia una variante, che vengano modificate le carte che il 31 dicembre sono state invece firmate e protocollate, e sia comunque lasciato questo spazio quanto più possibile ai bambini, a chi veramente ha bisogno di avere un po' di spazio verde, fruibilità ben differenti da quelle che sono i soliti alloggi, la solita edilizia. Stop al consumo di suolo. Quindi no al cemento, sì al verde pubblico. Certo. Grazie Rosa, buona giornata. A voi, grazie.